Sono circa 1500 anni che si fa questa processione delle torce. È iniziato che era un rito pagano, poi passando degli anni è diventato una festa religiosa. Ogni anno, prima della partenza, diciamo, i caporali si fanno dare la benedizione al prete e si parte per fare questo percorso. E i primi anni partecipavano a questo percorso solo i caporali e qualche fucigliere. Il dopoguerra ha iniziato a partecipare la gente a fare una processione di penitenza. E questa processione di penitenza la facevano per ottenere un ottimo raccolto di quello che avevano messo sulla propria terra. E qualcuno faceva la penitenza, aveva qualche familiare che era stato in guerra e la speranza che ritornava ancora a casa sano e salvo. E man mano che sono passati gli anni, i partecipanti sono aumentati, sono diventati sempre più numerosi. Questa è la torcia che viene consegnata al caporale, è molto più lunga, adesso è stata tagliata. Questo è filo grezzo, diciamo, e viene bagnato con la cera vergine d'ape. Poi vengono fatti quattro fiocchi lunghi, vengono legati insieme e poi gli viene fatta la colata addosso della cera, sempre della cera vergine. E poi una volta fatti vengono portati in chiesa in questo santo giorno e data la benedizione del prete e vengono consegnati ai caporali. Come dicevo prima, viene tagliata a pezzettini e viene consegnata alla gente, a tutti coloro che partecipano e a tutta la gente che incontriamo per strada. E questa serve per allontanare tutti gli scongiuri, usano più che altro ogni volta che ci sono i temporali, accendono questo cielo per allontanare i temporali. Noi durante questo percorso delle torce cantiamo le litanie e ci fermiamo in ogni luogo dove c'è stato morto di violenza, o soldati morti per i bombardamenti, oppure durante il percorso che ci sono stati gli incidenti. La manifestazione è una manifestazione millenaria, unica nel suo genere in Italia e credo nel mondo. È iniziata da una tradizione pagana, la Recognitio Finium, e poi si è trasformata nel corso del tempo in una manifestazione di valori civili, di valori religiosi, tanto che oggi la manifestazione inizia e finisce nel santuario della città di Sonnino, dove c'è l'icona della Madonna delle Grazie, per cui di fatto svolgendosi nel mese mariano in qualche maniera è anche il tributo alla Madonna delle Grazie. È l'identità, la processione delle torce oggi può essere definita l'identità della storia, della tradizione e della cultura sonninese. Stamattina un ragazzo che viene dalla Francia, sonninese di nascita e di tradizione, secondo me ha con poche parole fotografato la realtà di questa manifestazione. Lui non è più italiano, ma rimane per tutta la vita legato a quella che è la sua terra natia, Sonnino. La processione delle torce rappresenta la sonninesità, è l'esaltazione dei valori di quello che siamo stati, di quello che probabilmente siamo ancora e di quello che noi speriamo di essere nel futuro. Una comunità coesa, forte nella identità, ispirata ai valori della tradizione e della storia cattolica e della tradizione vera del cattolicesimo in Italia. Noi pensavamo che questa manifestazione nel corso degli anni sarebbe andata piano piano scemando, nel senso che una volta superata la generazione dei nostri genitori, dei nostri nonni, questa tradizione si sarebbe fermata e non sarebbe andata più avanti o comunque avrebbe perso i contorni. Invece oggi siamo testimoni di una manifestazione ancora sempre viva, sempre forte e che accomuna tutta la comunità sonninese. Insomma, noi pensiamo che questa sia veramente la festa di Sonnino.